RAI Radio 3. Nella mia vita, da quando sono scappato di casa a 17 anni, io mi sono promesso di non lavorare mai più di 3 ore al giorno. Ed è per questo che ho teorizzato anche in lettere archivise che se solo lavorando 3 ore al giorno l'umanità diventa produttiva, serena, complice, viva. E continuo a dire questo, continuo a dirlo, ma non perché penso che sia giusto, perché ho in me la prova straordinaria che è l'unica cosa avere almeno 21 ore al giorno per vivere. E in queste 21 ore tu puoi immaginare naturalmente che io queste 21 ore ce le ho da circa 40 anni e passa, forse anche di più, no? E in queste 21 ore è ovvio che al minimo un'ora o due sono dedicate alla lettura, perché la lettura che cos'è se non una confidenza particolarissima di uno che addirittura riesce a esserci anche se non c'è più da 300 o 400 anni, o anche da 1000 anni, o anche da 2000 anni. C'è una confidenza meravigliosa con l'umanità apparentemente assente, che è quella, come sai, che è morta nel frattempo, no? Un'intimità che ti fa capire che le loro tracce sono il dono più grande che loro potevano fare, non solo a se stessi ma anche a te. Quindi quello che mi viene chiesto spesso, se io trovo nell'affanno quotidiano il tempo per leggere, io non ho affanno quotidiano, devo dirlo, ma non è che non ce l'ho perché ho la zia miliardaria o perché i miei libri subiscono l'umiliazione del successo anche economico, no? Io non ho l'affanno per il semplice fatto che per esempio per un anno io mi sono detto: io preferisco mangiare pane, cipolla e una patata condito con la libertà piuttosto che chissà quale pranzo condito con la sottomissione. Quindi io non mi sottometterò mai. Questo ho fatto. E questo io consiglio agli altri 6 miliardi e 900 milioni di persone che sono in questo momento così indaffarati. Sai a trovare che cosa? A trovare il minimo necessario per poterci essere, mentre anche un bambino di 3 anni lo sa che senza le guerre ci sarebbe il cibo gratuito per tutto il globo terracqueo, senza sforzo, basta limitare questa rapacità insensata e anche molto criminale delle guerre. E invece io mi trovo a vivere in un'umanità che mi offre ogni mattina questo cestello, così come la guerra ha offerto alla mia infanzia un cestello con 71 milioni di morti, l'umanità attuale, che è esattamente la stessa di allora, quella che è al potere, voglio dire, mi offre ogni giorno un cestello con 35.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. E io devo fare i conti con questo fatto. Dico, ma perché si buttano in Italia soltanto 40.000 tonnellate di buon cibo perché scade, figurati. E se ci sono 35.000 bambini che muoiono di fame, ma perché?